abbiamo letto, sappiamo che il tema della tua campagna elettorale è la bellezza. Sì. Ecco, benissimo, perché io sono meridionale come te, anche se non si sente dall'accento. Vuoi provare a raccontare che intendiamo per bellezza? Perché noi siamo un po' stanchi, no, di questa retorica del sud piagnone, che le cose vanno tutte male, che siamo dei derelitti. Io penso e sono convinta da tempo che il sud è una riserva strepitosa di cose belle. Quando parlo di bellezza, ovviamente parlo di luoghi. Luoghi che tolgono il fiato e che ti fanno veramente commuovere, ma penso anche a storie, penso a volti, penso alla voglia di fare, penso al talento, penso a tutte le cose belle che ci sono nel nostro mezzogiorno e che sono state per troppo tempo mortificate, lasciate sole, abbandonate. Ecco, io vorrei provare in questa campagna elettorale ad attraversarla questa bellezza, a attraversarla, a raccoglierla e a raccontarla. Al resto del paese, a quello che pensa dall'assù, dal nord, che il sud è appunto soltanto un sud piagnone, quello che non c'ha voglia di fare, la famosa retorica del chiagni e fotti, no? Che ha accompagnato moltissimo certe descrizioni del mezzogiorno. Io sono convinta perché lo vivo, perché è la mia terra, perché l'amo in maniera spudorata che appunto il sud è un'altra cosa. E quindi voglio provare a raccontarlo ed è quel mezzogiorno, quello fatto di gente in prima fila, di persone che non hanno scelto dove nasce, penso ai ragazzi per esempio che coltivano le terre confiscate ai mafiosi, penso a quelli che mettono in piedi realtà associative meravigliose dove non c'è nulla, penso ai nostri amministratori spesso lasciati soli da tutti, penso alla difficoltà di mettere in piedi esperienze nella solitudine più totale. Ecco, è quel sud che io voglio raccontare, raccogliere e portare a Bruxelles, perché il cambiamento del nostro paese, lo diciamo spesso, passa anche attraverso un'Europa diversa da quella che abbiamo conosciuto fino ad oggi, un'Europa più amica, un'Europa più disponibile, un'Europa capace di accompagnare percorsi diversi, quindi non soltanto capace di puntare il dito, ma un'Europa insomma un po' più amica, ecco. Quindi Europa cambia verso, dopo che abbiamo fatto cambiare verso all'Italia in poco meno di 3 mesi, faremo cambiare verso anche all'Europa attraverso un lavoro serio che faremo lì. Quindi lo slogan è? È il Sud bellezza.